sta ricominciando a partire! Occhio! Sta scoppiando! No! Muoviamoci, dobbiamo essere veloci! Muoviamoci! Mamma Evo! Aiuto! Una lista dei buoni e dei cattivi! Papà Antonio? Ma se nella lista dei cattivi? Papà Antonio, come nella lista dei cattivi? Entriamo. Ok. Ci volevi rovinare tutto il Natale. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Quanti regali andiamo a grattare. Il libro di mamma Giulia e figlia Chiara, no, quanti? Troppi. Ero Sonia. Che ne sono? Saranno le 7, un elfo in punto sicuramente. Sta dormendo, dobbiamo svegliarla. Mamma elfo, facciamo qualcosa, svegliati. Sono già le 7 elfo in punto. Mamma elfo, svegliati. Ma papà elfo e elfo Diego? Saranno su a impacchettare i regali. Al mattino almeno potresti stare un po' zitta, o anche di prima mattina tu devi fare l'elfo chiacchierina. Allora, dov'è il tuo cappellino? Eccolo. Ok. Ok. Perfetto, andiamo su, dai. Forza. Sì, andiamo. Potrò trasformare mamma Giulia e figlia Chiara in elfi. Venite tutti a casa mia che risolviamo il problema. Ma cosa ti è successo? Come cosa? Ti sei trasformato in elfo! Guardati dall'alto! In basso! Oh oh, mi sa che ho sbagliato! Allora, Diego Elfo, abbiamo impacchettato 750 libri di mamma Giulia e figlia Chiara, quindi ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 libri e ci siamo! Ok. Prendi la carta per impacchettarla! E dove? Là, va per terra, uguale! Prendi! Okay. Alle 7 elfo in punto, lei sta zitta. Ma che cosa devo fare? Devo chiedere a Babbo Natale se può fare la magia di rendere elfo Chiara chiacchierina, elfo Chiara mutarellina. Jingle bell, jingle bell, na. Vabbè, andiamo a preparare la colazione per tutti gli elfi. Jingle bell. No, è arrivata Chiara la chiacchierina. Allora, fammi vedere. Brava, aiutami. Questo lo mettiamo qua. Ok, bravo. Allora, ci siamo? Elfa, sì. Elfa chiacchierina, elfo Sant'Avellino, io arrivo, eh. Allora, Domitilla, sì, guarda, io sto vedendo dall'Instagram mamma Giulia figlia Chiara che tu in questo momento hai mandato ben 12 letterine di Babbo Natale. Ma non ti sembra un po' esagerato? Sta ricominciando a partire! Occhio, sta scoppiando! No! Muoviamoci, dobbiamo essere veloci, muoviamoci! Muoviamoci, bimbi! Aiutatemi! Sì, Domitilla, sì, va bene, ok, hai fatto un sacco di prove, ma forse se mi mandavi l'ultima letterina forse era meglio! Sì, sì, scusami un secondo, Domitilla, perdonami! Senti, sì, Domitilla, scusami, c'è una piccola emergenza perché la fabbrica ha ripreso a sfornare di nuovo i giocattoli, quindi io ti devo salutare. Sì, va benissimo. Mamma Elfo, aiuto! Sta crollando tutto, mamma Elfo. Vieni presto. Benissimo, ciao Domitilla, ciao, scusami, devo andare, ciao. Lo sapevo, arrivo! Devo cercare subito la lista dei buoni e dei cattivi. No. Ecco. No, questo non posso portarlo da mamma Giulia. Porterò solo la lista. Sì, solo la lista. Ma chi sarà adesso al telefono? Chi sarà? Pronto? Babbo Natale, dove sei finito?
Dove sono finito, me lo chiedi? Sono spariti gli elfi, capito? Ma hai fatto sparire gli elfi. Devo trovare il sistema di risolvere tutto. Non riavrai mai il Natale. Fammi parlare con uno di loro. Va bene, te ne passo uno di loro. Voglio parlare con uno degli elfi. Pronto, Babbo Natale? Poppy, sei tu? Aiutaci, per favore. Poppy, dimmi come state. Dove siete? Come state? Pronto, Poppy? Pronto, pronto. Almeno so che stanno bene. Allora, sono un po' triste perché non è venuto Babbo Natale. Però, cosa facciamo? Lei non è elfa, Chiara, è l'elfa chiacchierina. E a quanto pare tu dovresti stare zitta un secondo. Non si stanca mai. No. Finalmente ho recuperato la lista. Allora, io vorrei fare altri. Abbiamo lavorato tantissimo oggi. Allora, io vi dico che oggi abbiamo lavorato e tu per favore smettila di saltare, Santerino. Lui salta sempre, mi è venuto mal di testa a vederti sempre saltare a me. Allora, non mi piace questo cappello, ok? Quindi vado a fare nella fabbrica un altro cappellino, ok? No, ok, hanno suonato il campanello, io vado a rispondere sperando che sia Babbo Natale, perché io non ce la faccio più, io sono esausta, basta, io mi licenzio da essere elfo, ve lo dico, eh? Io e Diego ci riposiamo, vieni Diego. Sicuramente sarà Babbo Natale e questa volta gliene dico due, ogni volta se ne va via e torna quando vuole. Eccoti finalmente Babbo Natale, vieni pure. Eccomi. Quando abbiamo bisogno di te, tu non ci sei mai. Che fatica. Ho recuperato la lista. Ah, bene. Ora ho bisogno di voi, tutti voi. Ah, ok. Lui ha bisogno di noi. E noi stamattina, che eravamo nel caos più totale, abbiamo creato 2758 milioni di regali per tutto il mondo, addirittura dalla Lapponia, dalla Norvegia, dall'Australia. E bensì, lui adesso ha bisogno di noi. Avevamo noi bisogno di lui oggi. Ma vabbè, non mi far parlare. Mamma, ecco, chi era la porta? Ecco, chi era la porta? È arrivato Babbo Natale con non so che cosa aveva nelle mani, dicendo che lui si è dovuto assentare per ragioni che non ho neanche capito, quindi dobbiamo andare tutti quanti in casa sua perché ha bisogno di parlarci. Ok, quindi andiamo. E io vado a chiamare papà elfo e elfo saltarellino. Ma pure quando dorme salta. Vabbè, cioè, Elfie, ho bisogno di voi. Anzi, andiamo. Babbo Natale ha bisogno di voi. Okay. Tutti quanti a casa di Babbo Natale subito. Andiamo. Andiamo. È arrivato Babbo Natale. È arrivato Babbo Natale. Babbo Natale. Oltre che caro babbo. Pasticciona. Siamo arrivati. Che cos'è? Finalmente. Avevo proprio bisogno di voi. Ok. Questa è una lista. È una lista? Dei buoni e dei cattivi. Wow, quanti nomi! Allora, salve a tutti! Noi la possiamo vedere la lista dei buoni e dei cattivi? Sì, che la potete vedere. Okay. È importante che la vedete. Ma e soprattutto, per quale motivo l'hai portata a casa nostra? Ma io vi voglio far vedere dei doni a chi devono andare e a chi non devono andare. Allora, vediamo. Ok. Vediamo. Chiara e buoni. Ok, poi nei buoni Chiara, Giuseppe, William, Emanuele, Diego, Emily, Giovanni, Jessica, Charlie, Alessandro, Thomas, Carmine, Harry, Sofì, Antonio, Mamma Giulia. Invece nei cattivi. Ah, io sono nei buoni allora. Antonio. Allora vediamo. Oliver, Pasquale, Oscar, Ettore, Jones, Marcello, Robertus, Paolo, Winsor, Michele, Papa Antonio. Ma sei nella lista dei cattivi? Papa Antonio, come nella lista dei cattivi? Ma non mi dire che si ricordano quando io non facevo i compiti a scuola. Cosa? Quindi no, tu sei babbo. Uno di quei bambini io... che non faceva i compiti a scuola. Bimbi, dovete fare sempre i compiti e comportarvi bene a scuola, sennò vi mettono nella lista dei cattivi. Io sono qua a casa di mamma Giulia, piena di era appena arrivato. Sto per entrare per rubare la lista dei cattivi. Vado, ciao. Babbo Natale, sei sicuro che ci volevi proprio far vedere la lista dei buoni e dei cattivi proprio per questo motivo o c'è un altro motivo? Non solo questo, che è importante, come dice papà Antonio, che bisogna essere bravi a scuola e comportarsi bene con la mamma e col papà, ma anche per scoprire chi ha fatto sparire gli elfi. Ecco.
Questo è importante e devo sapere. Cosa? Allora, questa cosa mi ha fatto venire abbastanza ansia. Forse perché c'ho fame, io non lo so. Però mamma Elfo deve assentarsi un attimo perché ha tanta fame. E soprattutto sono abbastanza agitata perché in casa nostra c'è la lista dei buoni e dei cattivi. Mamma mia. E anche mal di pancia. Io ragazzi vado con la mamma Elfo perché anch'io. Ok, dobbiamo vedere chi è stato il cattivo a rubare gli elfi. Antonio. Ma no! Guarda, ci lasciano sempre nel momento del bisogno. Allora, vediamo un po'. Ok, allora, secondo te Oliver ha rubato tutti gli elfi? È troppo un nome da buono, vero? Ok, no. Poi Pasquale? Con il loro tre entriamo. E sono i sospettati. Che freddo. Ma chi ha lasciato la porta aperta? Oh mamma mia, che freddo! Ok. Babbo Natale, io vado a prendere delle brioche che ho fame. Va bene. Dove potrebbe essere la lista dei cattivi? Niente qua. Babbo Natale, quanti erano le cover per gli iPhone? 870.000, sperando che bastino. Perché sono venuto nel nome portella? Ma lo vado a dire a Babbo Natale. Stampo solo le 10 colorazioni, ok? Oh, ecco. Per fortuna che non vanno velocissimo. Perché vi ricordate con i libri? Un disastro. Ok. 7 e 8. Ok, manca qualcuna? No, perfetto. Ora le impacchetteremo. Macchiette e macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystère. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. È un po' chiacchierina. Sì, ma hai perso qualcuno. In casa? Sì. Come fai a saperlo? Fammi vedere le prove. Dove? Il fuoco rosso? Non lo so. Allora, questo l'ho impacchettato ed è chiaro. Perfetto. Questo qua c'è. Mi serve il pacco rosso con l'astro blu. Sì. Qualcuno è entrato in casa. Guarda lì. Babbo Natale. Esci fuori di lì. Esci immediatamente. Sì, che ho beccato. Ma tu ci volevi rovinare tutto il Natale! Ma lui! Esco, sì. E Francesco? Oh, il nostro amico! Non è come pensate! E allora com'è? Ci stavi rubando i regali! Era questo? No, no! Ora ci spieghi tutto! Ah, sì? Sì! No, no, no! Babbo Natale e ti spieghi tutto! Se no Babbo Natale non ti porterà più i regali! Esatto! Andiamo! Ecco Babbo Natale, l'abbiamo trovato! Il nostro amico Francesco! Francesco, cosa stavi facendo? Devo rubare la lista. E perché? Esatto, perché? Voglio sapere se sono nella lista dei buoni o dei cattivi. Allora, se continui così a rubare dei regali, a rubare tutto e entri in casa nostra, sarai nei cattivi. Ora vediamo. Francesco. Oh! Non ci sei. Ma come non ci sono? Ma tu, Francesco, credi a Babbo Natale? Ci credi veramente o no? Io non ho mai visto un Babbo Natale, vero? Posso tirarti la barba? Ma certo. Vieni un po' qua, tira i capelli, ricorda che Babbo Natale si fa vedere solo dai bimbi che ci credono. Quindi tu ci credi? Ovvio, sì. Babbo Natale è assicurato. Bene, quindi credi a Babbo Natale, credi in me. Bene, andiamo a ricontrollare la lista. Allora, guarda! Ecco, Francesco. Ci sei? Nella lista dei buoni. Sì, sono dei buoni. Eppure lui se ne va. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.
A domani, bimbi, a domani. Islanda e poi Groenlandia. Non ti converrebbe partire dall'Italia? Elfo chiacchierino, elfo salterino, elfo mamma, elfo papà. Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo. Quindi le investigatrici iniziano la ricerca. Chiamatelo Babbo Natale. Questo biglietto era una parola in codice. Siamo nella cavalla del Grinch. Il Grinch, Grinch. Cercatemi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Grazie a Macchietta tutto questo finirà. Insieme a Chiara Diego ritroverà. E noi saremo ancora tutti insieme.